Sembrava che tutta questa storia sarebbe finita. Ma è tutt'altro che finita. Che cosa ha intenzione di fare? Tu non sai cosa succedeva in quella foto, né cosa sia successo dopo. Ci siamo dentro tutti, ragazzi. Lei lo sa cosa succede in questa scuola? Questa è una prova, Jessica. La verità non sistema sempre le cose. Ci dovrai abituare. Perché continuerà. Non c'è più niente che abbia senso, a parte ottenere giustizia per nostra figlia. Ormai non posso più contare su nessuno. Ho capito che devo pensarci io. No, nessuno le renderà giustizia. Ciao da Valeria, oggi parliamo di problemi sul set e licenziamenti, come quello che ha subito Megan Fox, che dopo le uscite di Transformers e Transformers La Vendetta del Caduto, fece un paragone un po' azzardato. Rilasciò un'intervista in cui dichiarava che lavorare con il regista Michael Bay è un incubo. Sul set il regista era folle e voleva essere come Hitler, riuscendoci benissimo. Ecco, pare che questo paragone sia stato la causa della sua sostituzione con Rosie Huntington-Whiteley, voluta da Spielberg, che fu indignato dalle parole dell'attrice data la sua origine ebraica. Che ne pensate? Lo sapevate? Aspetto i vostri commenti. Ci vediamo anche su Facebook e Instagram, trovate il link in descrizione e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!